Buonasera, gentili lettrici e gentili lettori di Oran.net. Con un leggero ma sano ritardo, eccoci qui come avevamo promesso alle 19:34 circa. Siamo in diretta sulla pagina di Oran.net. Vi preannuncio che fra 2 o 3 ore saremo poi anche in diretta per ritornare a parlare della vigilia dell'LBA che parte domani con l'anticipo Napoli-Milano, ma per il momento concentriamoci sulle cose romane. Quindi sono molto contento di essere riuscito a coinvolgere due nuovi giovani ma grandi club che sperano di sono stati dei grandi club, vogliono tornare ad esserlo. Già da quest'anno hanno fatto le cose in grande, scegliendosi come portabandiere, come uomini simbolo, ma anche propriamente attivi nell'organigramma societario. Stiamo parlando di Virtus Roma 1960 e Lazio Basketball 1932. E siamo riusciti a coinvolgere due giocatori simbolo del basket romano. Diamo la buona serata alla leggenda vivente Enrico Gilardi. Buonasera, Enrico. Ciao, buonasera a tutti, grazie. E come potete ben immaginare, se c'è una leggenda del Lazio Basket, ma che ha vissuto tanti anni con la maglia della Virtus Roma addosso, e noi l'abbiamo conosciuto, amato e voluto bene proprio con questa maglia, chi non poteva non esserci se non Alessandro Tonolli? Buonasera, Alessandro. Ciao Fabrizio, ciao a tutti, ciao Nicola. Bene, allora per controbilanciare abbiamo pensato anche di già coinvolgere due cagiamuscia, se mi passate il termine, di queste due grandi icone del basket romano, senza offesa per nessuno, ma al secolo abbiamo Giampaolo Bocci. Buonasera, Ciao Giampaolo. Fabrizio, ciao a tutti. E direi soprattutto, ecco, lo svegliamo subito, uno dei giovani rampanti del giornalismo romano, del proscenio della comunicazione romana. Buonasera e grazie di essere con noi, Edoardo Caglianello. Ciao. Buonasera a tutti, è un grande piacere, grazie mille per la presentazione, Fabrizio. Bene, allora perché siamo qua? Siamo qui perché da oggi parte il Memorial Geraldo Bocci in commemorazione, in celebrazione della figura e della memoria del papà di Giampaolo, con dei tornei di pallacanestro che fungono anche da precampionato. E per domenica 26 alle ore 12 al Palareni di Roma ci sarà la prima sfida tracittadina che promette scintille, in senso buono ovviamente, tra Virtus Roma 1960 e Lazio Basketball. Quindi, quando poi pensate che a livello calcistico, dopo qualche ora, poi ci sarà Roma-Lazio che forse muove qualche interesse in più, ma chi se ne frega, noi siamo avanti del basket. Enrico, allora facci una piccola fotografia di come sta proseguendo la tua creatura che hai presentato insieme a tutto lo staff ai primi di giugno, alla metà di giugno scorso, e ci descrivi come stai vivendo questa nuova avventura. Vai. Beh, in realtà, da quello che abbiamo presentato il 5 di giugno, siamo riusciti in 2 mesi a stravolgere completamente a stravolgere le prospettive di questa squadra, perché di fatto siamo passati da un'acquisizione di una C-Silver insieme a Giampaolo Bocci per quello che riguardava la realtà di Riano. A farci esattamente tentare da quello che hai detto appena tu, e ci siamo resi conto che c'era una C Gold che si prospettava quest'anno nel Lazio con nomi storici, con la Virtus che rinasceva, con la Stella Azzurra con la sua seconda squadra e tutte le altre squadre storiche del basket laziale. Abbiamo pensato di non dover aspettare, attendere ancora un anno, ma di sederci
immediatamente a questo tavolo, per cui abbiamo fatto uno sforzo sicuramente economico importante, ci siamo riorganizzati insieme alla Lazio di Riano per quello che poteva essere un ricostruire questo nuovo assetto societario. Quest'anno è diventato talmente ambizioso che abbiamo una squadra in C Gold, una squadra in C Silver, abbiamo due squadre in Under 19, avremo squadre in Under 17, in Under 15. Credo per una società neonata o neocostituita, penso che sia veramente uno sforzo imponente, ci sta impegnando tanto, ma contiamo di portarla a casa. No, bene, quindi... E di pari livello è lo sforzo e la passione con cui Alessandro Tonolli ha presentato, con la sapientissima regia di Edo Caglianello, il 7 luglio scorso invece la nuova Virtus Roma Ambira 60. Alessandro, voi pure avete un progetto bello, ambizioso, tra l'altro basket femminile, e la cosa poi mi riempie di gioia il cuore, perché il basket femminile a Roma deve trovare più spazio. Come hai vissuto questi primi mesi e come stai vivendo questo approccio al campionato che vedrà il via tra il 16 e il 17 ottobre? Guarda Fabrizio, come dicevi tu, abbiamo iniziato con la presentazione e abbiamo buttato un po' delle basi, no? dei punti di inizio, che potevano essere il giovanile, poteva essere una prima squadra, come dici tu, una squadra femminile. Quindi adesso stiamo andando avanti, stiamo cercando di rispettare insomma quello che abbiamo detto, abbiamo creato un'ottima prima squadra che in questo momento sta lavorando, logicamente siamo un po' all'inizio, insomma le gambe sono pesanti, stiamo caricando e stiamo buttando benzina per questa fatidica data di inizio campionato. Come dicevi tu, vai Ale, vai. Non ho capito? Vai Ale, scusami se ti avevo interrotto, vai. Per quanto riguarda il femminile, siamo riusciti a creare questa squadra femminile che è allenata da Fabiano Mocci, è una squadra che militerà il campionato di C-Gold, quindi un po' come la squadra maschile, insomma, quindi... Saranno due campionati molto interessanti. E niente, affrontiamo queste due partite, tra cui quella di domani alle 7:30 contro Frascati e quella contro la Lazio di domenica alle 12:30, con lo spirito di far bene, di trasformare quello che in questo momento stiamo facendo sul campo come allenamento. No, va bene, quindi come si suole dire, insomma, una fase molto delicata. Gianpaolo, dimmi quali sono le tue sensazioni invece da uomo che insomma che da anni naviga in questi perigliosi mari del basket laziale, e qual è la molla che ti ha spinto appunto ad aderire a questo progetto? Beh, guarda, sono stato travolto dall'entusiasmo di Enrico e di Luigi, che sono gli altri insieme a noi, a me, Enrico e Luigi è l'altro socio con cui poi ci siamo incontrati e abbiamo messo su questa cosa. Inizialmente, come ha raccontato Enrico, doveva essere una cosa un po' più piccola, poi per colpa di Tonno, di Maurizio Zoffoli, di quello che stanno facendo della Stella Azzurra, alla fine ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo e abbiamo pensato di sedersi al tavolo della C-Gold, diciamo forse con un anno d'anticipo rispetto a quello che avevamo previsto nei primi incontri. Però sono molto soddisfatto anche dalle prime uscite, tipo quella che abbiamo fatto contro la Luis, dai ragazzi, da come si stanno allenando e da come sta venendo su tutto quanto. Molto importante anche la partnership che abbiamo qui alla Scuola Basket Roma con Roberto Castellano, altro nome storico del basket romano e della Virtus. Quindi diciamo che per adesso è tutto molto bello, speriamo rimanga tutto così. Bene Giampaolo, quindi io invece chiedo a Edoardo che ha la sua prima vera grande esperienza di responsabile delle comunicazioni di un club,
che è tanto ambizioso e che vuole tornare dove gli compete. Qual è stata la sana follia che ti ha spinto ad accettare? Perché da quello che so non dormi quasi perché devi star dietro praticamente a tutto, quindi dacci un'idea di come stai vivendo con grande trasporto e credo anche con grande enfasi in questa fase. Guarda Fabrizio, ti dico che fondamentalmente quello che mi ha spinto ad accettare è nel senso che fondamentalmente non c'è una ragione, perché di fronte a una proposta del genere non puoi far altro che dire sì. Fondamentalmente il discorso si basa sul mettermi alla prova con me stesso, responsabilizzarmi parecchio, vivere il concetto di responsabilità in maniera differente dopo anni di apprendimento fatti dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista anche organizzativo, comunicativo con il Basket Roma, e quindi mi sento veramente molto responsabilizzato ad un progetto nuovo che vuole lanciare una nuova idea in città, che parla di pallacanestro, era il posto giusto al momento giusto in cui mettermi alla prova con i miei limiti innanzitutto e con anche la volontà di voler migliorare quelle che possono essere le mie potenzialità. Quindi ti dico, io sono davvero molto contento, sono molto contento del fatto che quest'anno ci troveremo a vivere una C-Gold estremamente competitiva, perché davvero anche la nascita e la presenza della Lazio, tante squadre che quest'anno stanno facendo sforzi importanti anche dal punto di vista economico per cercare di alzare il livello di competitività, spero davvero che si possa assistere ad un non soltanto ad un campionato tecnicamente molto alto, ma che possa essere anche dal punto di vista relazionale, in un momento di grande rilancio del mondo in generale, anche in qualcosa che possa rilanciare anche a livello di immagine forte un campionato secondo me di altissimo livello come la C-Gold. Beh, no, sì, beh, la sensazione, caro Enrico, caro Alessandro, è che questo campionato sia effettivamente sulla base dei nomi che piano piano stanno componendo i roster delle varie squadre, stia diventando non più un campionato di buon livello come è sempre stato, ma stia diventando un campionato di alto livello con i nomi che, per esempio, ricordiamo, mi ha ricordato prima, perché devo essere sincero, non ho queste competenze per conoscere a fondo i giocatori che militano in Serie C GOM, e chiedo scusa per questo, però giocatori come ad esempio Giulio Casale, che veste la giacca della Roma Virtus 1960, o anche Daniele Bonessio, che voi incontrerete contro Frascati, Enrico. Cioè, quindi, insomma, che tipo di squadra hai pensato di dare al coach per cercare di provare a divertirvi? Perché questo penso sia un anno zero un po' per tutti e due, no? Sì, diciamo, sotto questo punto di vista non abbiamo tradito invece gli obiettivi che ci eravamo posti il 5 di giugno e eravamo resi noti. È continuato a essere una squadra fondata con idee giovani, con spazio per i giovani, con l'opportunità di crescita. Ci siamo un po' meno rifugiati su giocatori esperti, anche che hanno avuto esperienze importanti in campionati maggiori. Diciamo, siamo rimasti fedeli. Speriamo che l'entusiasmo e la voglia di emergere, di crescere, di riscattarsi di questi giovani possa portare qualche cosa in più che compensi l'esperienza di tanti altri. Io però ti devo purtroppo dire una cosa, noi siamo in diretta, noi fra 5 minuti siamo in campo, vi saluto con grosso affetto e spero tanto che ci saranno altre occasioni dove poter condividere questo spazio. Ti chiedo solamente scusa, è colpa mia che non ho visto bene il calendario, quindi chiedo scusa io a te e ti ringrazio per la tua squisita e gentilissima disponibilità. Facciamo allora che alla vigilia del primo derby del campionato ufficiale si fa un'altra bella chiacchierata, così facciamo un po' il punto, Enrico, e sarei contentissimo di questo. Se volentieri, quando volete parliamo di basket, non c'è, è solo positivo per tutti.
Grazie Enrico, grazie. Un saluto, buon lavoro, ciao a tutti. Tanto ci vediamo presto. Goccio, in bocca al lupo. Ciao Goccio, salve. Ciao, ciao. Quindi siamo rimasti in tre come in Genesis. Tre somari e tre briganti. Ribadisco, per mia colpa la calendarizzazione era prevista per ieri, poi quando giustamente mi è stato fatto notare che forse si doveva fare giovedì, ho detto vabbè, allora spostiamo a venerdì, però solo che ho causato un piccolo macello io, quindi vi chiedo scusa anticipatamente e chiedo scusa alla Lazio. Tonno, ci rifaremo. Sì. Con quale approccio andrete a disputare questo torneo che comunque sì, mancano ancora 3 settimane all'inizio del campionato, però insomma già perdere non piace a nessuno, però no. Cosa ti aspetti come passi in avanti dal match che farai domani e poi domenica? Guarda, sono circa 3 settimane che abbiamo iniziato, i ragazzi si stanno impegnando molto, devo dire. Le sessioni di allenamento sono una parte di parte fisica, una parte di basket, e riusciamo anche, andiamo anche oltre le 3 ore, quindi devo dire c'è molta partecipazione dei ragazzi, perché sono ragazzi che credono nel progetto, sono dei professionisti, e quindi adesso si inizia a creare quell'amalgama, quella chimica di squadra che poi servirà proprio alla fine per tutto il campionato, e sarà forse la cosa più importante, no? Creare quella stima innanzitutto tra giocatori, e posso dire insomma da ex giocatore, e poi quella stima verso l'allenatore, e io devo essere bravo a far capire ai giocatori i concetti di gioco che voglio e quello che voglio da loro fondamentalmente. Quindi è logico, all'inizio è un po' più difficile perché bisogna conoscersi, come si dicono io, ci stiamo usando, però logicamente man mano andiamo avanti allenamento dopo allenamento le cose sicuramente vanno meglio. Adesso ci sono 2 partite, abbiamo fatto questa settimana un'amichevole contro la squadra di Fonte Roma Euro di C-Silver, una partita vera, intensa, perché tra l'altro è una squadra importante, insomma, quella allenata da Matteo Piccardi, è una squadra di giovani, quindi ha tenuto alto ritmo e a noi è servito molto. E niente, quindi affrontiamo le prossime 2 con grande serietà, cercando logicamente, sapendo che abbiamo tanto lavoro e tante tossine sulle gambe, però insomma, si passa anche da questo per arrivare a formare quella mentalità di squadra che poi ci servirà. Bene, Cedo, prima di andare in diretta mi stavi portando a scuola, mi stavi raccontando come si dipana questo girone A della Serie C Gold, riammetto la mia cupa ignoranza del settore. Quindi puoi fare un riassuntino, se dal tuo punto di vista, perché tu, oltre che essere il responsabile di questa nuova realtà, sei sempre stata una persona che sa di pallacanestro, quindi sei oggettivamente una persona valida per poter dare un giudizio sereno al di là della passione e del tifo che giustamente ti coinvolge. Guarda Fabrizio, ti dico, se devo guardare al campionato in generale, vanno fatte delle valutazioni. Se guardo il nostro girone, sicuramente ci sono delle squadre che sono, ti ripeto, c'è un livello medio alto abbastanza omogeneo. Basti pensare che Fondi ha acquisito Damian Hollis, un giocatore che fino allo scorso anno era in A2 a Bergamo. C'è Frascati che ha Bonessio e Visconti, giocatori anche come Giammò, e comunque una grandissima tradizione. C'è il San Paolo Ostiense che da tanti anni, sempre con gli stessi ragazzi, porta avanti un progetto di basket molto interessante, ed è una squadra di assoluto livello. E soprattutto io mi permetto di menzionare una squadra su tutte, la Stella Azzurra, perché sì, è vero, gioca con diciamo gli altri giovani, mettiamoli così, esatto.
però è anche vero che avrà la possibilità in un momento successivo di poter schierare comunque i giocatori che è in doppio tesseramento con la Serie A2, quindi quando il gioco si farà duro inevitabilmente avrà delle armi a disposizione di assoluto valore e che gli va assolutamente reso merito essersi costruiti in casa. E quindi credo che questo ci riporti un pochettino al discorso di questa serata, perché sono convinto che sia parlando con coach Tonolli che con coach Gilardi, come anche con il presidente Bocci, insomma, queste realtà nascono anche con la grande volontà di rigettare delle basi che poi possono essere basi solide per la costruzione di settori giovanili che rappresentano ad oggi, secondo me, un passaggio imprescindibile all'interno poi della costruzione di un nuovo progetto sportivo, perché poi la Stella Azzurra oggi ce lo dimostra, lo fa ai massimi livelli come lo fanno tantissime altre società a Roma, penso al Basket Roma, penso al Ponte, allo stesso Ponte Roma, ce ne sono tantissime altre che mi scuso se non menziono, però sicuramente ad oggi una prima squadra deve passare inevitabilmente dalla forte costruzione di un settore giovanile. E, ti ripeto, all'interno del nostro girone io sono convinto veramente che ci possano essere sì dei rapporti di forza spostati verso l'alto per le esperienze di alcune squadre rispetto ad altre. Però è la classica situazione in cui tutti possono vincere contro tutti e tutti possono perdere contro tutti. Secondo me sarà molto importante riuscire a sfruttare le occasioni che il campionato ci porrà davanti. Questo è, secondo me, un elemento imprescindibile. Quindi, se non ricordo male, c'è anche Palestrina, che è storicamente una piazza... Esattamente, nell'altro... Ti dicevo che nell'ottica dell'altro girone, poi spostandoci nel girone B, sì. Non possiamo non guardare Palestrina, non possiamo non guardare, secondo me, un nucleo come quello di Grottaferrata, che riconferma un gruppo assolutamente valido e fa un innesto molto, molto importante come Pier Francesco Oliva. C'è una squadra come il Passo Roma, che quest'anno ha inserito giocatori come Andrea Martino, per esempio, come Legnini, cioè giocatori che comunque spostano a livello di categoria in maniera estremamente interessante, ma veramente è un campionato di assoluto valore. Penso anche alla stessa Frassati. Vai, ci vediamo. Aggiungo Viterbo. Vita Vecchia, sicuramente sono state protagoniste negli anni scorsi, lo saranno quest'anno. A quest'anno è un po' quello che diceva Edoardo, mentre la mia esperienza in Cingold è di 2 anni, fondamentalmente, perché ho allenato negli ultimi 2 anni a Petrana. E ho conosciuto un po' i campionati delle squadre. Quest'anno, mentre prima la vetta della classifica era solo per 4-5 squadre, ad oggi vedo molte più squadre che possono competere in alto. Quindi sarà veramente una lotta all'ultimo sangue, ma con ogni squadra, fondamentalmente. Non vedo una squadra materassa, questa no. Quindi sarà veramente molto. No, tra parentesi abbiamo citato, cioè il coach ha citato Viterbo, che come innesto mette dentro Alessandro Cittadini rispetto ad un pacchetto lunghi con un coach di assoluta esperienza come Fanciullo, quindi... Civitavecchia sicuramente ha un roster molto valido, insomma, con delle sorprese. Allora, stavano tutti aspettando Virtus Roma e Lazio per fare squadre di un certo peso. Cioè, e invece io ti do un'altra lettura. Secondo me tutte le squadre stavano aspettando la possibilità di poter tornare in palestra in maniera serena. Anche. Perché io sono convinto che possa piacere o non possa piacere, ci sono delle squadre che lo scorso anno hanno comunque fatto la scelta di scendere in campo e giocarsi il campionato, spendendo anche ingenti somme e correndo veramente dei rischi molto anche alti a livello di salute. Altre squadre hanno scelto di fare la Coppa del Centenario, evidentemente anche per preservare delle risorse economiche che potessero essere poi utili durante il corso di questa stagione. Quindi io credo, indipendentemente da quello che è stato, perché siamo trovati dentro letteralmente una bolla che nessuno mai sarebbe aspettato, io credo che oggi il livello che ci presenta la C-Gold,
ma come anche la stessa C Silver, come anche gli altri campionati, sia secondo me un bellissimo manifesto, una sorta di rinascimento, mettiamola così. Perché... Non quelli delle terre lontane, però un rinascimento che sicuramente ha spinto tante società a volersi rimettere in gioco dopo un periodo di grande buio. E allora Alessandro, noi ci salutiamo anche perché la cosa era prevista con voi e con la Lazio, quindi adesso diciamo controbilanciamo. La speranza è che dopo il voto cittadino si possa avere un sindaco, ma chiunque esso sia, che si prega dia priorità all'impiantistica sportiva, perché direi che ne abbiamo bisogno, direi che ne abbiamo pure diritto, considerando quanto siamo abbarbicati, appassionati a uno sport che si può giocare pure all'aperto, diciamo, per certi versi, ma d'inverno è difficile, quindi come potete ben immaginare, cari lettori e cari lettrici, Alessandro, salutiamoci con un auspicio. Allora, prima di tutto io ti chiedo, ribadisco, per colpa mia siamo andati un po' con le connessioni un po' diciamo stravolte, quindi ti chiedo se gentilmente alla vigilia del prossimo incontro con la Lazio sarete, mi auguro, spero, disponibili. Un saluto e un augurio, e se possibile c'è libero ingresso, credo sia domani che dopodomani, vero? C'è il discorso, mi permetto io di parlare al posto di Alessandro, perché mi occupo direttamente di questo aspetto. Certo, chiaramente per via delle disposizioni normative che sono in atto ci sono ingressi contingentati, quindi chiunque voglia venire a vedere il torneo dedicato ad Eraldo Bocci, insomma, può direttamente contattare la Lazio, che è la società organizzatrice del torneo. Noi sulle nostre pagine abbiamo lasciato il riferimento a cui si può mandare l'email per eventuali accrediti, sia stampa che semplicemente come tifosi comuni, insomma, però è questo. Benissimo, ciao. Fabrizio, scusa, gli auguri logicamente di tornare alla normalità che ci manca da due anni, per i giocatori di poter giocare davanti a un pubblico, che sicuramente adesso non sarà magari il pubblico che riempirà palazzetti, ma speriamo, insomma, con il tempo di arrivare al 100% della capienza. È logico, questo vuol dire che le cose, tutta il discorso pandemia, vuol dire che andrà meglio, e quindi insomma tutti giocheremo in questo. Quindi, Non positivi, perché non porta bene dire queste cose, no, siamo propositivi, siamo fiduciosi, siamo speranzosi. Io vi ringrazio, chiedo ancora scusa ai tifosi della Lazio, per mia colpa, ribadisco, c'è stato un misunderstanding, quindi speriamo di rivederci, o spero pure di essere tra quelli che potranno esserci. In bocca al lupo e buon lavoro e tante cose, e grazie ancora per la vostra gentile disponibilità. Buonasera a tutti. Credo, alla prossima. Grazie mille, Fabrizio. Buonasera a tutti. Grazie a voi. Ciao.